capelli al nostro primo viso dettagliato, utilizzeremo una tecnica che è un po' un mix tra quello fatto fino adesso. Prendiamo la nostra pasta di zucchero e la stendiamo, non troppo sottile. Cerchiamo di mantenere uno spessore. Ok, questo spessore va più che bene. Adesso togliamo i bordi irregolari. Ok, e tagliamo delle strisce, più o meno della stessa lunghezza. Ma non importa che siano della stessa forma. Ok, adesso in queste strisce, con quest'altra parte quest'altra parte di coltellino, creiamo delle venature, come appunto se fossero dei capelli. Andiamo a tagliuzzare anche i laterali. E continuiamo nella creazione di queste ciocche. Ok, una volta completate, le andiamo a posizionare sulla testa. Ok, ok, adesso, come abbiamo detto fino adesso, la cosa più importante, definiamo il ciuffo davanti. Ed ecco fatto, come avete visto c'è movimento, c'è un effetto molto più realistico dei capelli e si può continuare a dare volume fin quando non siete soddisfatti, mettendo ciocche su ciocche. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!